Ciao bambini, una nuova storia in matematichese, caccia all'uovo. Pasqua si avvicina e nel villaggio di Prato Allegro si organizza una caccia all'uovo. Partecipano anche i coniglietti del prato. Giglio la coniglia riesce a trovare 8 bellissime uova colorate. Guglielmo Scompiglio invece, frugando fra i cespugli e i ciuffi d'erba, ne trova 6. Gigliola e Guglielmo mettono insieme le loro uova di Pasqua. Ma quante sono in tutto? Scopri quante sono tutte le uova di Pasqua di Guglielmo Scompiglio e Gigliola Coniglia e lavora sul tuo quaderno. Disegna, scrivi l'operazione e rispondi, come nell'esempio che trovi illustrato qui. Ma attenzione, la storia continua! Emilio Coniglietto, golosone, anziché cercare le uova di Pasqua, si è fermato a mangiare le carote. Gigliola e Guglielmo, per non farlo tornare a casa a mani vuote, gli regalano 4 delle loro uova. Sai dire quante uova restano a Guglielmo e Gigliola? Scoprilo e lavora sul quaderno come proposto in questo esempio. Dovrai ricordare quante uova di Pasqua avevano Guglielmo e Gigliola e considerare che ne hanno regalato 4 ad Emilio. Ti è piaciuta questa storia matematichese? Puoi rivederla prima di lavorare sul tuo quaderno. E adesso io ti saluto, ma ti faccio anche tanti, tanti, tanti auguri.